Telenova Giornale. No Muos, domani riunione alla regione, importante confronto fra i comitati No Muos, le ASP siciliane, fra cui anche Ragusa, e docenti ed esperti della materia. Erosione sulla costa di Punta a Braccetto e il mare sta mettendo a repentaglio le strutture ricettive esistenti nelle frazioni balneare. Diga Santa Rosalia, vincono i rifiuti, la sporcizia regna sovrana nel sito naturale dove molti visitatori non osservano le regole basilari del rispetto dell'ambiente. La Commissione Sanità dell'ARS ha convocato per domani, martedì 5 febbraio, a Palazzo dei Normanni, nella Sala Rossa, un vertice per approfondire la questione del MUOS di Niscemi e a confronto naturalmente i rappresentanti del movimento No MUOS con esperti e docenti universitari sul rischio da inquinamento elettromagnetico del sistema di comunicazioni satellitari. In particolare, oltre al presidente della regione Crocetta, c'è l'assessore Borsellino e i commissari straordinari delle ASP di Ragusa, cioè Angela Liquò, poi Catania, Caltanissetta e Agrigento. Sono stati invitati i docenti Mimmo Fontana e Massimo Corado del Politecnico di Torino, presenti anche Maria Birai, Luigi Zanforlin e Patrizia Libreri dell'Università di Palermo, Agostino Monorchio dell'Università di Pisa, il presidente regionale di Legambiente Mimmo Fontana, Eugenio Cottone del Consiglio Nazionale dei Chimici di Palermo, il presidente nazionale ADAS Maria Falcone, il direttore generale ENAV Massimo Belizzi e poi naturalmente i componenti del Movimento No Muos e il sindaco di Niscemi Francesco La Rosa. Si tratta, commenta l'onorevole Pippo Di Giacomo, di un parterre d'eccezione per approfondire quello che è il tema centrale della questione MUOS, il rischio per la salute pubblica. Attraverso questo confronto speriamo di avere elementi, aggiunge l'onorevole Di Giacomo, che possano consentire a tutti di farsi un'idea più chiara sulla questione. Due presidi a distanza di poche decine di metri l'uno dall'altro, le due sponde di via Pestum a Ragusa inute dalla voglia dei cittadini di chiedere rispetto dei loro diritti. Da un lato, a fianco del campo Colaianni, un autobot e la raccolta di firme per chiedere al comune di Ragusa interventi urgenti per ripristinare il servizio di distribuzione idrica. Dall'altro, vicino alle sbarre, un'altra raccolta di firme contro la chiusura del passaggio a livello ferroviario. Per quanto riguarda l'acqua, l'iniziativa è stata promossa dall'associazione Partecipiamo, che ha messo a disposizione dei cittadini per l'intera mattinata un autobot d'acqua potabile per poterne prelevare qualche bidone da portare a casa. Abbiamo i rubinetti a secco da 5 giorni, spiegava un signore che stava firmando la petizione. C'è il caos e non sappiamo ormai cosa fare. Se non mi arriva lunedì mattina l'acqua, vado a piantarmi una tenda davanti al comune per protestare. Nell'arco di un paio di ore sono state raccolte più di 200 firme. Nella petizione si chiede al Comune anche maggiore trasparenza per quanto riguarda i controlli eseguiti sull'acqua. Essendo un bene di tutti, che tra l'altro i cittadini pagano, non si capisce come mai i risultati delle analisi non debbano essere pubblicati, magari su internet, come d'altronde succede per ogni singola bottiglia d'acqua acquistata dove c'è l'etichetta con le analisi effettuate. Il problema idrico tuttavia rischia di protrarsi ancora, in quanto non c'è l'ok per riaprire i due pozzi. E le richieste del prezioso liquido sono diverse centinaia ogni giorno. L'altra petizione, con oltre 500 firme raccolte, riguarda invece la questione del passaggio a livello ferroviario. PID e Italia dei Valori hanno chiesto un consiglio comunale aperto sulla vicenda. Una mega pattumiera a cielo aperto. Una discarica con bottiglie di vetro, lattine, resti di picnicchi in uno dei posti più incantevoli del territorio ragusano. La diga di Santa Rosalia è l'emblema del degrado. Chi dovrà ripulire l'aria verde stracolma di rifiuti? Chi dovrà vigilare affinché questo scempio possa finalmente finire? Perché non istituire ad esempio un'area protetta con una zona attrezzata, con i cestini portarifiuti e quant'altro? Una tirata d'orecchia ai cittadini che hanno trasformato l'invaso in una mega discarica sotto casa. Le competenze sono incerte tra comune, consorzio ESA e aziende foreste e demaniali, ma occorre, al di là delle beghe politiche, un piano di intervento straordinario per ripulire l'aria verde a ridosso del lago e multare quanti, e sono davvero tanti, che dopo la battuta di pesca o il picnic domenicale abbandonano il sacchetto con i rifiuti sotto l'albero o, peggio ancora, direttamente dentro il lago. Agiscono indisturbati in pieno giorno, trafugando mobili e suppellettili,
Anche gli infissi esterni, con grati e lucchetti, vengono smontati. Le residenze estive di Punta Braccetto, la frazione balneare, le cui competenze ricadono tra i comuni di Santa Croce e Ragusa, sono state prese di mira. Da via dello Sparviero fino alle abitazioni a ridosso della scogliera sono decine le villette messe a soqquadro. Siamo di fronte ad un'escalation di furti che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, spiegano alcuni residenti. Ogni giorno assistiamo a episodi delinquenziali che turbano la tranquillità di noi cittadini. Molte villette prese di mira hanno gli infissi aperti, perché si ha il timore di ulteriori danni alle porte e finestre. Per questa ragione la gente lascia le porte aperte. Non siamo tutelati, aggiungono i cittadini, da nessuno, e molti di noi preferiscono neppure presentare la denuncia ai carabinieri. Negli anni scorsi si era parlato di un progetto di videosorveglianza con due telecamere da installare in via dei Canalotti, la strada di accesso a Punta Braccetto. Lo Stato non ci tutela, spiegano i cittadini. Ogni anno le nostre abitazioni sono svaligiate da gente senza scrupoli. A volte, non trovando nulla, distruggono le case. Nelle stradine adiacenti a via dei Canalotti, i residenti ci mostrano i segni dell'ennesimo furto compiuto la scorsa notte. La mareggiata ha inghiottito l'ultimo lembo dello spiaggione di Punta Braccetto. L'erosione del mare mette a repentaglio il futuro delle strutture ricettive. Le scale di accesso all'arenile dei campeggi Luminoso e Scarabeo sono state danneggiate dal mare. Occorre da subito un intervento di somma urgenza per mettere in sicurezza i campeggi. Una giornata come quella di oggi mette in evidenza una problematica che indubbiamente non può essere più procrastinata nel tempo per quanto riguarda la sua soluzione. E vediamo di fatto che il mare sta andando a ricoprire tutta questa cisterna che rappresenta sia un pericolo a parte che un obbrobrio sulla spiaggia. E ovviamente le strutture ricettive che con nostro immenso piacere stiamo vedendo piene di turisti tedeschi e italiani di altre regioni, quindi stanno sempre più apprezzando le meraviglie della nostra terra. Non possiamo non considerare che il territorio, le spiagge per cui loro vengono non siano messe né in sicurezza né siano valorizzate nel dovuto modo. Chiedo quindi una presa di posizione forte, urgente da parte dell'amministrazione comunale al fine di poter dare una risposta a tutti i proprietari di strutture ricettive del territorio, soprattutto di Punta Braccetto, al fine di non dover subire un ulteriore danno per quanto riguarda l'aspetto del rendimento dell'attività turistica sul territorio. Consigliere, non c'è comunque tempo da perdere, bisogna intervenire tempestivamente. No, richiedo da parte dell'amministrazione comunale un rapido intervento nei confronti sia della Capitaneria di Porto sia delle autorità provinciali o regionali competenti al fine di poter porre in atto delle misure di contenimento per quanto riguarda le strutture che danno proprio sulla spiaggia e per quanto riguarda il rifacimento eventualmente della spiaggia antistante, della zona costiera antistante le stesse strutture. Nuovo successo per la Passa l'Acqua Spedizioni che ha battuto il Salerno per 72-48, un altro risultato positivo che la porta più in alto in questa conquista scalata verso la serie massima. Le ragazze allenate da coach Nino Molino si sono scontrate in campo con Mara Buzzanca, che è stata una cestista della Spedizione Ragusa e che ieri è stata la migliore realizzatrice dell'incontro. Infatti la Buzzanca ha segnato ben 19 punti. Al ventesimo il punteggio era di 35-17, poi nella ripresa il divario si è allargato fino al 63-31 del trentesimo. Infine l'allenatore Ibleo ha mandato in campo tutte le panchinare e il divario si è ancora una volta più ampliato. Domenica prossima la Passa l'Acqua andrà in trasferta da Reano Irpino, mentre la Cari Spezia, che è l'altra squadra in vetta alla classifica come la Passa l'Acqua, è impegnata in una sfida casalinga contro l'Elite. L'Iblea 99 nel campionato di calcio a 5 Serie C2 si aggiudica il derby con il Camarina, una partita combattuta con la squadra di Santa Croce costretta sin dal primo minuto a inseguire. Per la formazione ragusana del neopresidente Peppe Scalone, un successo meritato. Ragazzi, hanno fatto una partita molto prestigiosa.
Era quello che volevo io. Hanno fatto pressione, hanno messo in difficoltà la squadra avversaria. Ha una settimana che cerco di preparare questa partita, già conoscendo il Camerina come gioca, e l'abbiamo cercato di pressarli e mettere in difficoltà per non creare gioco. Ed è quello che abbiamo fatto, e quindi faccio un complimento ai miei ragazzi, un super portiere Peppone che ha parato di tutto, e non ho nient'altro da dire soltanto bravi. Diciamo che è stata una bellissima partita, finalmente abbiamo vinto il derby. Un derby che anzitutto volevo spendere due parole appunto su quest'ultimo, perché un derby è una partita a sé, una partita che comunque dove saltano le differenze tecniche, le differenze tattiche, vince soltanto chi ha grinta e chi ha carattere. Oggi siamo riusciti a fare una bellissima partita, abbiamo fatto un bel primo tempo, c'è stato un calo inizio secondo, però abbiamo fatto una bella partita. E per quanto riguarda la mia nuova carica, sono felice di aver ereditato da Enzo Piano la carica di presidente. E volevo appunto spendere due parole su Enzo, che è andato via, perché è giusto così, è giusto, lo merita, perché da più di 15 anni che era dentro, insomma, la nostra squadra, è andato via e ha portato dal 99 che ha portato il calcetto nella città di Ragusa, e quindi di questo non possiamo che essere contenti e felici. Un Camerina costretto comunque a inseguire sin dai primissimi minuti. Sì, comunque è stato un bel derby, sicuramente loro hanno meritato per la voglia di vincere, perché se dobbiamo analizzare la partita, alla fine le occasioni più nitide ce le abbiamo avute noi. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto, ogni volta che si presentavano davanti al portiere la buttavano dentro, noi invece con molta malizia eravamo davanti al portiere e ancora pensavamo non lo so a cosa. Quindi dobbiamo farci un mea culpa, i ragazzi sappiamo quello che valgono. Oggi non hanno dimostrato sicuramente il loro valore, perché un giocatore come Alessandra, che settimana prima fa 5 gol, è devastante in campo, e oggi davanti alla porta non riesce neanche a fare un passaggio, sicuramente è un fattore mentale. E su questo noi infatti è quello che da quest'anno, da sempre, abbiamo sofferto. Quando giochiamo con squadre forti ci esaltiamo, quando pensiamo di giocare con squadre alla nostra portata invece sempre soffriamo. Complimenti ai ragazzi dell'Iblea, hanno fatto una bella partita, è stata una bella partita, e speriamo di rifarci la prossima volta. Ancora una volta alla Basaki di Ragusa arriva Ilenia Scapin, quella che è stata sempre un'eccezione, ormai sta diventando una regola. Bene, qual è l'importanza di avere come testimonial Ilenia Scapin a Ragusa per promuovere il judo? È importantissimo sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista proprio educativo. Ricordiamo sempre che Elena Scapin è stata l'unica donna in Europa a fare 4 Olimpiadi, adesso quest'anno ha ricominciato a combattere, e chiaramente è diciamo, un traino per i ragazzini, per le nuove leve. Infatti quest'anno abbiamo aumentato il gruppo degli agonisti proprio da piccoli, perché in sci alla campionessa si sa, vedono questo grande mito. Ce la ritroviamo come sempre qua mensilmente a Ragusa, quest'anno è il primo appuntamento per il 2013, sempre con nuove idee, sempre con nuove tecniche, nuovi metodi per entusiasmare un po' i ragazzini. E da quest'anno abbiamo pensato non solo gli agonisti ma anche gli amatori hanno la possibilità di fare un allenamento con Ilenia Scapin, perché abbiamo un grandissimo gruppo che fa difesa personale, è abbinata chiaramente al judo, e quindi le stiamo dando anche a loro la possibilità di conoscere questa grande campionessa, ricordando appunto che il judo è uno sport che possono fare tutti, i bambini dei 4 anni, arrivare a gente oltre X anni, quindi chiaramente con tipologia diversa, dal judo educazione al judo agonistico al judo appunto difesa personale, ai propedeuci per i bambini dei 4 anni.
Elenia è veramente una testimonianza importante per noi, perché lo fa con una grandissima passione e c'è una grandissima stima qua alla Basaglia, perché ha trovato un ambiente per il judo molto ma molto positivo e propenso alla crescita, quindi speriamo di continuare su questa strada. Infatti già sabato e domenica abbiamo lo stage, in contemporanea abbiamo una qualificazione, una gara molto importante per i ragazzi a Catania, e speriamo che il 2013 sia fruttuoso come il 2012. Ilenia Scapin, ben ritrovata alla Basaki Judo di Ragusa. Lei ormai è una presenza abituale sul tatami della Basaki. Bene, quali sono le novità a questo punto per il 2013? Abbiamo saputo che lei ha riniziato l'attività agonistica. Beh, riniziato è un parolone, come dico sempre a chi me lo chiede. Diciamo che mi sono rituffata momentaneamente nell'agonismo per togliermi una piccola soddisfazione che mi mancava dall'ultimo combattimento, che non è stato esattamente quello che avrei desiderato con le Olimpiadi di Pechino del 2008, ma è stata soltanto una piccola sortita, per cui adesso sono rientrata nella mia parte principale, che adesso è quella più dell'allenatore che dell'atleta, ed è il motivo per cui appunto sono anche qua.